Amour passionale, and amour pragmatico. Amour passionale, amour romantico, amour passionale, and amour pragmatico. Questa web TV è piena zeppa di video dedicati all'amor romantico, ovvero amor passionale, perché ne ho parlato tantissimo in quest'opera, La stirpe del serpente, ho dedicato tanti video all'amor passionale, che si chiama anche amor romantico, l'amor romantico, cari, tantissimi video, e ho spiegato come nasce l'amor passionale, l'amor romantico. Ho spiegato che in matriarcato non c'erano le passioni, c'erano i sentimenti. I sentimenti non sono caratterizzati dallo spargimento di sangue. Invece in matriarcato nascono le passioni, e le passioni sono caratterizzate dallo spargimento di sangue. Anche metaforicamente parlando, spargimento di sangue inteso come ricorso agli avvocati, separazioni legali, divorzi e via di sì, tribolazioni varie. Ora non posso ricominciare il discorso, cari amici, comunque è tutto spiegato molto bene qua, in questa mia opera, che nella sua bella traduzione in lingua inglese sta in tutto il mondo. Poi io ho parlato anche di quello che ora viene chiamato amor romantico, amor pragmatico, ho parlato anche dell'amor pragmatico, nel senso che io ho consigliato ai giovani che mi seguono di fare i patti prematrimoniali. Sì, è vero, in Italia non sono ancora previsti i patti prematrimoniali o preunione, anche patti preunioni, cioè prima di mettersi insieme, andare nell'appartamentino insieme, fare dei patti, poi portarli dal notaio, capito? È vero che non sono previsti ancora, però meglio farli, perché, come si dice, verba volant, scripta manent, e fare i patti prematrimoniali, mettere nero su bianco e dire: noi ci impegniamo a fare questo e questo, noi ci impegniamo con la I, impegniamo a fare questo e questo, e quando le cose non andranno più bene, noi ci separeremo alle seguenti condizioni. Si fanno i patti prematrimoniali, si portano dal notaio, se è necessario ci si fa aiutare dal notaio, meglio spendere qualcosina, di solito non si spende niente a lasciare qualcosa dal notaio, meglio spendere qualcosina dal notaio in anticipo, piuttosto che spendere poi una barca di soldi con gli avvocati, dopo con gli avvocati, una barca di soldi e anche tante tribolazioni. E quindi io ho parlato di come sfuggire alla morsa del cosiddetto amor passionale o amor romantico, che è terribile, una passione terribile, la quale passione tutto promette, nulla mantiene, l'amore travolgente che ti porta dritto in tribunale dopo piangi tanto. Il fatto è che un carissimo amico italo-tedesco, Luigi, che è un po' italiano e un po' tedesco, mi ha mandato, guarda caso, un articolo che parla di amore pragmatico. Io questo articolo, che parla dell'amore pragmatico, ve lo metto nel riassunto di questo video, così voi ve lo potete leggere con tutta tranquillità e fare le vostre personali considerazioni. E che tanti mi hanno scritto nel passato, mi hanno detto: ma se uno fa i patti prematrimoniali, allora l'amore non c'è più. Se uno c'è, sì, cari, ma io vi ho spiegato.
vi ho spiegato le trappole, ve le ho svelate tutte le trappole dell'amore romantico, amore passionale che ho chiamato, che quando nasce, alla sua nascita, la passione d'amore, l'ho chiamata amor miceneo, poi diventa l'amore, che so, della scuola siciliana, l'amore della scuola provenzale, va per la selva bruna, Solingo il trovatore, domato dal ricordo, dalla fortuna, e diventa l'amore romantico di Johann Wolfgang Goethe, I dolori del giovane Werther, ma le vediamo come vanno a finire, a parte i casi di assassinio, a parte i femminicidi, ma c'è tanto spargimento di sangue metaforico con l'amore passionale. Meglio mettere nero su bianco cari amici, capito? Perché già fu detto che scripta manent, verba volant, e non è vero, che con il cosiddetto amor pragmatico si sta male, non è vero, capito? Si deve sfuggire alle passioni patriarcali, ecco cari amici. Allora, dopo che avrete ascoltato queste mie parole, andate pure nel riassunto di questo video e leggete quello che c'è scritto relativamente all'amore pragmatico, d'accordo? Io ringrazio il mio amico italo-tedesco Luigi, ringrazio tutti voi e a tutti voi tanti cari saluti da Serafino Massoni.